Ciao a tutti ragazzi, oggi un video un po' diverso dal solito, infatti sono in compagnia di Giuliano Zezza, brand trainer di ASICS, e insieme ci presenterà un po' la linea di ASICS presente sul mercato per questo 2023 e poi analizzeremo per filo e per segno ogni singola calzatura cercando di capire per chi è più consigliata e un po' su che terreno è meglio utilizzarla. Ciao Riccardo. Ciao Giuliano. Allora, io inizierei subito partendo dalla filosofia di ASICS, così mi spieghi un attimo come la pensa l'azienda e poi partiamo col presentare le varie famiglie. No, mi sembra un ottimo inizio, diciamo che ASICS appunto viene dal Giappone, nasce in Giappone nel 1949, è un periodo un po' particolare. Sì, no? Cioè, dopoguerra, secondo dopoguerra. Dopoguerra, dove il nostro fondatore Kiyoshiro Nitsuka ha deciso di risollevare un po' le menti del Giappone, appunto praticando lo sport, creando un brand sportivo, che è proprio appunto la nostra filosofia, no? Fare sport, sì, per fare sport, ma proprio per stare bene poi con noi stessi. ASICS poi si basa sul Kaizen e l'Omotenashi, che non sono due parolacce, ma sono due capisaldi della cultura giapponese, dove il Kaizen sta ad indicare il continuo miglioramento. Sapete che noi abbiamo un istituto di scienze sportive a Kobe in Giappone, dove scienziati e sportivi poi lavorano alle tecnologie e alle scarpe che abbiamo oggi qui sul tavolo. E l'Omotenashi, che poi è una cosa che mi piace tantissimo del Giappone, è proprio il prendersi cura dell'ospite. Loro hanno questa, diciamo, cultura, questa anche indole, che poi viene trasferita nel mondo sportivo, nel nostro specifico di ASICS, nei nostri consumatori, atleti e non, dove appunto cerchiamo di fare ogni scarpa specifica per ogni tipo di consumatore, quindi adatta ad ogni tipo di... A livello invece di calzature presenti sul mercato, mi dicevi che ci sono le due grandi famiglie. Esatto, noi quando pensiamo appunto a produrre diciamo le scarpe, pensiamo a due grandi famiglie, la famiglia Trabuco e la famiglia Fuji. La famiglia Trabuco, di cui si compongono poi Gel Trabuco e Trabuco Max, è la famiglia protettiva, quindi per chi cerca ammortizzazione e protezione. Mentre la famiglia Fuji, di cui poi si compongono Fuji Light e Fuji Speed, è la famiglia un pochettino più reattiva. Ma analizziamone ogni singola calzatura. Io direi magari iniziamo da quella bella veloce di chi viaggia, la Fuji Speed. Allora, Fuji Speed appunto fa parte della famiglia Fuji, che è la famiglia veloce, e la Fuji Speed è composta appunto internamente nella zona dell'intersuola da una piastra in Pebax. Questa piastra in Pebax, che poi è traforata nella zona centrale, è composta in questo modo perché appunto si evitano rotture appunto derivanti poi dai terreni che sono un po' più complessi nel trail rispetto a una corsa classica su strada, ed è una scarpa da una tomaia che si chiama Nexkin, che è una tomaia che quasi sembra di non averla, perché appunto è ultra leggera e quando la calzi poi tu sicuramente... Sì, le avevamo provate, sì. Poi sul canale ci sono tutte le recensioni delle varie scarpe. E vabbè, leggera, ma io mi ricordo che era anche super traspirante proprio per questa... Sì, è una cosa a cui facciamo comunque molta attenzione, anche la traspirabilità. Poi lì riusciamo a mettere una tomaia molto poco protettiva e diciamo meno presente, proprio per dare più leggerezza, più reattività, perché poi l'atleta a cui si rivolge quella scarpa, appunto un atleta preparato con una biomeccanica insomma bella inconsistente. E invece il tipo di terreno su cui è meglio utilizzarla, immagino un terreno abbastanza semplice. Sì, un terreno semplice, può essere adatta anche a terreni un pochettino più complessi, dove appunto c'è un atleta che riesce la può a portare, come diciamo, che appunto chi sa correre può correre, sì, anche sì, scalzo. Sì. Quindi, sì, non è il nostro caso, ma sì. Esatto. Invece arriviamo alla Fuji Light, mi dicevi un pochino più ammortizzata, ma comunque sempre veloce. Esatto, la Fuji Light diciamo si appone proprio tra le due famiglie, nel senso che sì, fa parte della famiglia Fast, però è un pochettino più ammortizzata rispetto a una Fuji Speed, però è più reattiva rispetto alla famiglia protettiva, quindi rimane un prodotto molto reattivo, però comunque con una leggera ammortizzazione. Quindi questa è sempre consigliata, immagino, per un utente
che corre abbastanza veloce, con una buona biomeccanica, e invece a livello di distanza con questa Fujilite che tipo di gare ci si potrebbe fare? Beh, con la Fujilite diciamo riusciamo anche a fare tranquillamente una gara anche di 30 km, nel senso poi sta sempre molto all'atleta, come diciamo sempre. Però diciamo è pensata per delle gare abbastanza corte. Sì, diciamo più la scarpa è veloce, più è chiaro che è esplosiva e ti dà il massimo poi anche in una gara diciamo piuttosto breve. Ciò non toglie che c'è chi la usa anche per gare più lunghe. Sì, beh, poi i pazzi ci sono un po' in tutti gli sport. Passiamo dunque alla famiglia più ammortizzata che ci dicevi, le abbiamo provate negli ultimi mesi, abbiamo le Trabuco, Gel Trabuco 11 e le Trabuco Max. Partiamo dalle Gel Trabuco 11, ti va? Benissimo. Vai. Allora, Gel Trabuco è una scarpa a me molto cara perché appunto è la prima scarpa che ho ricevuto quando appunto sono entrato in ASICS 4 anni fa. E è appunto una scarpa molto trasversale perché è una scarpa diciamo protettiva. Mm-hmm. E è una scarpa per vari tipi di distanze, perché un atleta o comunque una persona che non ha mai corso e si approccia a un trail running, anche un 2 km, un 3 km, sì, è comunque una distanza molto lunga. Quindi è proprio una scarpa dedicata che ha bisogno di ammortizzazione e protezione. Come andiamo ad ammortizzare con questo tipo di scarpa? Andiamo ad ammortizzare con un'intersuola completamente in Flight Foam Blast, che è una mescola. Noi diciamo, quando facciamo formazione anche al nostro staff, è un'ammortizzazione energica. Quindi è un'ammortizzazione, sì, appunto protettiva, ma che ti dà anche un buon ritorno di energia. Incapsulato nella zona tallonare, poi abbiamo in questa zona qui il gel. Una tecnologia a noi molto cara, perché la produciamo ormai da tantissimi anni, e il gel ha la funzione di disperdere l'urto. Questo appunto ci permette di essere protetti, quindi schiena, ginocchia, caviglie. E poi sulla parte anteriore, mi ricordo che c'era la protezione dalla roccia. Bravissimo. Nella zona anteriore, in questa zona qui non si vede benissimo poi magari dall'esterno della scarpa, c'è una tecnologia prodotta da noi che si chiama Rock Protection Plate, cioè una piastra anti-urto che appunto serve per evitare appunto che i nostri piedi incorrano in infortuni o comunque dolori derivanti da appunto i terreni del trail, che sono appunto pieni di sassi, rocce, radici, oggetti comunque che possono in qualche modo offendere il piede. Sì, diciamo che se prendiamo una roccia appuntita non la sentiamo, andiamo lì abbastanza tranquilli. Esatto. Ottimo, quindi passiamo alla sorella maggiore, la Max 2. Esattamente, la sorella maggiore che va a ammortizzare e a proteggere anche questa, ma in maniera differente. Mentre qui abbiamo un tipo di intersuola classica, quindi un'intersuola non così curva come la troviamo nella Trabuco Max 2, qui abbiamo un'ulteriore tecnologia che si chiama Guide Sole, anche questa prodotta in Giappone. Sempre nomi, sì. La Guide Sole, che è una tecnologia interna nell'intersuola, cioè una piastra rigida, non in carbone, ma una piastra in ardeva, quindi in schiuma rigida, presente da tacco a punta, che permette al nostro runner, al nostro atleta o non atleta, come dicevamo, che come poggerà il tallone o il mesopiede verrà comunque sbilanciato anteriormente. Questo sbilanciamento permette poi appunto un risparmio energetico. Quindi mentre qui magari si va ad ammortizzare tanto nella zona tallonare con il gel, qui invece si va a lavorare sulla geometria, infatti qui il gel non è presente, portando il nostro diciamo utente in avampiede. Quindi portandolo a spingere molto d'avampiede. Esatto. Perfetto, perfetto. E invece ti faccio una domanda che fanno a me in tantissimi, quindi la riporto direttamente a te. Utente medio del trail running, immaginati una persona 1,80 m, 80-90 kg, corre di tallone, si fa magari le sue gare da 50-60 km, corre in pianura, in discesa, se la cammina in salita, tu che scarpa consiglieresti? Allora sì, mi ha sicuramente descritto un runner o comunque un atleta che ha bisogno di protezione. Quindi mi sposterei sulla famiglia Trabuco, dove Trabuco e Trabuco Max sono sicuramente le risposte più giuste a questo tipo di esigenza. Dove si vuole avere un'ammortizzazione tipo un po' più classico e magari anche un po' più secco, andiamo sulla Trabuco, mentre se dobbiamo andare su un tipo di intersuola un po' più presente, un po' più morbida
e un tipo di appunto geometria che ci fa risparmiare energia, sicuramente dobbiamo andare su Trabuco Max. Perfetto. A questo punto arriviamo alle domande della community, perché molto qualche bene. Giorno fa ho fatto un post su Instagram, i ragazzi mi hanno dato un sacco di domande, ma diciamo che gli argomenti erano principalmente due. Il primo era ASICS Grip. Ne abbiamo provato in tanti, ci ha stupito in tanti, quindi dici qualcosa, cioè come fa a tenere su qualsiasi terreno? Allora, sicuramente la formula chimica non ve la possiamo svelare. Tranquillo, tanto non siamo chimici, quindi non la capiremo neanche. No, sicuramente il punto di forza è, come un po' sottolineavo anche prima, che ASICS, essendo un brand giapponese, ha una particolare attenzione al dettaglio. Quindi tutti i dettagli che vedi sulla scarpa, dai rinforzi, dall'intersuola, da appunto il disegno della tassellatura dell'ASICS Grip, sono testati e ritestati al nostro istituto di scienze sportive a Kobe, e l'importante è appunto che vengono testati sia dagli atleti ma anche dai non atleti, perché poi anche diciamo noi comuni, comuni mortali sì. dobbiamo comunque ci piace vestire scarpe da trail, fare diciamo le nostre corse che non sono a livello sicuramente dei top atleti, ma sicuramente è stata una bella sfida poi migliorarlo, perché era diciamo un battistrada che è sempre andato molto bene, l'abbiamo migliorato. Infatti se fai caso appunto nella zona appunto del battistrada, la tassellatura ha cambiato geometria. È un tipo di, sì, un tipo di forma che noi chiamiamo multidirezionale, perché appunto ti consente di avere il miglior grip, la miglior trazione in tutti i tipi di cambi di direzione e nelle due fasi di salita e discesa. Seconda domanda che mi ci hanno fatto. Piastra in carbonio. Tanti brand l'hanno presentata nelle loro calzature. ASICS lo farà, non lo farà? Allora, non vi possiamo svelare sicuramente niente, vi posso dire che appunto nel nostro istituto di scienze sportive di Kobe in Giappone lavorano tanto, stanno lavorando tanto, e quindi vedremo. Vedremo, magari i prossimi mesi, i prossimi anni qualcosa uscirà. Non ci non dicono vi posso niente, svelare non ci dicono niente. Vabbè, Giuliano, a questo punto io che dire, ti ringrazio davvero per questa presentazione. Spero che sia tornata utile anche a voi per poter scegliere la vostra calzatura migliore per i vostri trail che vorrete andare a fare. E che altro, Giuliano, davvero grazie mille. Magari grazie ci rivediamo, a te, Riccardo. Magari ci rivediamo l'anno prossimo quando avremo le prossime scarpe. E ragazzi, nella speranza di essere stati esaurienti ed esaustivi, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.